a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Caffè con Vista. Allora, siamo di nuovo qui per il secondo appuntamento. Siete stati al mare, siete stati a fare il giro nel parco, sarete stati con le vostre famiglie oggi domenica, ma spero che in questo momento siate collegati per vedere questa puntata di Caffè con Vista a casa di Mirko, perché stasera succederanno tantissime cose da non perdere, mi raccomando. Allora, intanto voglio dire che siamo collegati su Punto Radio FM 105 per Bologna e provincia, abbiamo Punto Radio TV, canale 196 del digitale terrestre per gli amici dell'Emilia Romagna, e pagina Facebook Mirko Realdini, e stasera abbiamo anche il canale YouTube Mirko Realdini, quindi non avete scuse per non seguirci questa sera. Benissimo, allora andiamo subito a dire che io sono qua da solo a casa mia, qui sembra uno studio televisivo, luci, fari, c'è di tutto e di più. Se poteste vedere, sembra uno studio televisivo, veramente fantastico. I miei collaboratori, autori, registi sono tutti nelle loro case e da remoto appunto io trasmetto da casa mia. Quindi se ci sarà qualche diciamo problema, ecco, vedete che vi fa vedere il regista tutto quello che sta succedendo nelle varie case con tutte le varie telecamere. Bene, allora siamo qua in diretta, come dicevo poc'anzi, perché stiamo per introdurre il personaggio di questa sera. Allora, lei è un'icona della musica italiana, una carriera vastissima, tantissimi successi, Finché la barca va, TPTPT, Tu sei quello, insomma tantissimi successi ancora oggi si ricordano molto, con molto piacere, 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, insomma è veramente una grande artista, è stata anche la protagonista di molti programmi televisivi come Ospite Fissa, insomma avete già capito. Signore e signori, a Caffè con Vista diamo il benvenuto a Orietta Berti, eccola qua. Ciao Orietta, benvenuta e bentrovata. Grazie, un caro saluto a tutti. Che bella che sei. Ciao Orietta. È un grande piacere vederti, per me è un onore averti qua. Io ti ho intervistata a Caffè con Vista sempre nel 2015, quindi sono 5 anni che noi non ci diciamo parlavamo. È passato un po' di tempo, sì, vero, vero. C'è un po' di ritardo, adesso quando faccio le domande aspetto 2 secondi prima che tu risponda. Dimmi pure, dimmi. Dico che è passato tantissimo tempo, sono fatto tantissime cose in quel tempo che passiamo. Esatto, e purtroppo ultimamente c'è stato anche questo problema che ahimè ci ha rinchiuso un po' nelle nostre case. Infatti vorrei partire subito da questo nel chiederti che cosa hai fatto in questo periodo a casa e con chi sei stata. Beh, dire la verità, mi è piaciuto stare a godermi la mia casa, il mio giardino. Ho lavorato, ho fatto la giardiniera e ho fatto la scrittrice, perché ho fatto anche un libro per la Rizzoli e con dei collaboratori. Infatti, amici. Dopo ne parleremo. E quindi ho fatto tante trasmissioni televisive collegandomi così come faccio con te adesso, Mirko. Certo, ti abbiamo vista domenica insomma in tutte le varie trasmissioni. Sì. E dalla D'Urso, poi da Giordano e dalla Fuori dal coro, certo, vero. Presentissima, ovunque Orietta. Ed è comodo stare qui a casa, è comodissimo. È vero, almeno non devi fare viaggi e sei tranquilla. Molto bene Orietta. Allora senti, dunque io ti vorrei fare delle domande proprio partendo dai titoli delle tue canzoni, perché voglio fare un'intervista con i tuoi brani, che sono ancora oggi dei brani veramente ascoltati, insomma, e devo dire che sono molto orecchiabili, io stesso li ascolto molto spesso, infatti dopo ci saranno delle sorprese che vedrai cosa succederà. Allora, intanto ti voglio dire che dopo il tuo primo album è stato quello di Suor Sorriso. Ecco, ma tu diciamo che in quel periodo lì eri praticamente in un convento, diciamo, e ti sei trovata proprio in una situazione dove diciamo eri in mezzo a delle suore, giusto? No, non ero in un convento, ero in via Benadir. Ero di fianco alla discografica Polydor. Era una multinazionale, io
video per etichetta Polydor, però era la Philips, era la Dolce Gramophone, quindi c'erano tante etichette. Ed ero in un pensionato di suore, che c'è ancora, adesso hanno proprio le scuole. E allora era un pensionato per giovani ragazze che andavano a lavorare oppure a studiare a Milano. E quindi certo. Il direttore della casa discografica mi mandò lì perché mia madre così era più sicura. Mi sentivo anch'io più sicura perché entravo alla sera, si doveva entrare alle 6, non più tardi, e al mattino si poteva uscire alle 7:30-8, però chi voleva poteva entrare alle 12 per fare il pranzo. Sì, era un po' un pensionato un po' rigido, però andava benissimo. Caspita. Devo dire veramente, sì, a quei tempi era molto dura, insomma, questa situazione. Comunque, ti volevo dire questo, che il tuo primo brano, il tuo primo, scusa, album fu Quando la prima stella, del 66. Ma pensavi veramente che tu all'epoca, diciamo, sarebbe stata una stella così grossa a brillare poi per il tuo futuro? Te lo saresti immaginato? No, però Giorgio Calabrese, autore di Arrivederci se domani, certo, un autore anche di trasmissioni televisive molto importante, Studio 1, Senza Rete, lui mi sentì cantare in uno spettacolo di Voci Nuove al Municipale di Reggio Emilia e mi disse che mi volevo portare a Milano per fare dei provini presso case discografiche. Sai, lì per lì ci credevano l'entusiasmo della serata perché ero arrivato bene e così. E poi avevo perso ogni traccia. Sì, ma venne lui a cercarmi e mi portò a Milano, mi fece fare i provini e devo dire la verità, un po' il tutto. Se fosse stato lui, oggi come oggi non sarei ancora qui, non sarei qui insomma. Perché caspita, adesso è più facile per un cantante giovane cercare una casa per poter pubblicare il suo disco, ma una volta non era così. Una volta dovevi proprio andare nella sede discografica a fare il provino, poi dopo loro la sentivano in riunione e sentivano se potevano valorizzare questa artista o no. Sai quanti cantanti sono rimasti nel cassetto mai più ascoltati? E devo dire la verità, immagino. Sia fare le canzoni di Rossori, era destino. Senti, Orietta, ma guarda che le canzoni di Sorriso non è che le ho fatte di buona voglia, è stato un ricatto della casa discografica, perché loro mi hanno detto ti mandiamo al disco per l'estate però tu devi fare le canzoni di Sorriso, ma io non volevo farle perché non volevo essere etichettata come una cantante religiosa, come una suorina smessa, diciamo, che canta, no? Io volevo essere... Ma questa è un'esclusiva che ci stai dicendo? No, non è un'esclusiva, l'ho detto tante volte. E soltanto che la mia casa discografica, essendo una multinazionale, era gestita in quel periodo tutte da persone tedesche e quindi loro badavano soltanto al fattore business, non al fattore magari sì, produttivo, insomma. Sì, emotivo. Una canzone, no? Però devo dire la verità che il mio direttore artistico, Dietrich Schleiss, nonché produttore, aveva insomma fiutato bene, perché le canzoni sul Sorriso vennero pubblicate in Vaticano e venivano vendute soltanto lì e vendettero tantissimo perché erano i loro editori. E poi con certo. questo bigliettino da visita mi portò al disco per l'estate e venni guardata dalle giurie anche con uno sguardo diverso, no? Perché avevo già venduto, immagino, certo, e non ero più una cantante sconosciuta del tutto. E così mi portò alla vittoria. E quindi nel 65, 18 giugno del 65, vinsi con Tu sei quello, che poi mi aprì tutte le porte di tutti i programmi televisivi. Vabbè, allora partì veramente tutto da lì, canali, veramente. Non c'erano tanti canali, c'erano due canali. Eh sì, eh sì. Senti, Orietta, io a proposito di Suon Sorriso,
Ho una sorpresa per te, perché devi sapere che noi abbiamo nel nostro programma la tuttologa Belinda Bart, che di solito si collega appena a una, diciamo, un qualcosa di curioso da farci vedere, da mostrarci, di cui parlarci, e mi sta già chiedendo la linea, quindi vuol dire che ci vuol parlare proprio di Suor Sorriso. Vediamo cosa ci deve dire. Belinda, sei con noi? Eccoci qua, buonasera Mirko. Buonasera, abbiamo Orietta Berti qua con noi, Belinda. Buonasera Orietta, buonasera, piacere di conoscerti. Piacere mio. Allora, Belinda, mi hai già chiesto la linea, quindi evidentemente vuol dire che mi devi dire qualcosa su questa situazione di cui stiamo parlando. Esattamente, esattamente, perché mi sono messa, diciamo così, a indagare un pochino sulla storia della nostra Orietta e ho voluto fare un viaggio nel passato con un video che ho preparato, che probabilmente, anzi spero, faccia piacere alla nostra deliziosa ospite. Eccoci qua, siamo in questa città dove c'è un bellissimo castello, un castello che sembra un castello delle fiabe. C'è un indizio, il fiume Lambro. E questo fiume Lambro scorre in questa bellissima città e adesso andiamo a fare un passeggio in via Piave. Via Piave è una via molto lunga e in fondo alla via c'è un edificio, eccolo, che Orietta sicuramente riconoscerà. Si tratta dell'Istituto delle Suore Domenicane, dove lei nel 1964 ha passato del tempo appunto per prepararsi, diciamo così, spiritualmente, se vogliamo dirlo in maniera simpatica, per appunto interpretare le canzoni di Suor Sorriso. Giusto Orietta? Sì, sì, ero in pensione. Pensionato, pagato dalla casa discografica. Fantastico. Fantastico, Belinda. Ci hai veramente fatto vedere, insomma, delle immagini che penso non si siano mai mostrate. Perché prima era di mattoni rossi. Quindi qualcosa è cambiato. Di mattoni rossi, sì. Bene, ecco. Mi piacerebbe che ti raccontassi qualche aneddoto magari dei giorni passati in istituto, sarebbe carino, vero Mirko? Magari, se avessi un aneddoto, Orietta, su questa situazione del insomma, di questo Suor Sorriso, di quel periodo, sarebbe carino. Io mi ricordo che sono andata a Waterloo, perché Suor Sorriso abitava a Waterloo, in Belgio. Sono andata a trovarla e gli ho portato anche degli aiuti, perché lei era diventata una suora laica, aveva fatto un orfanotrofio e aveva bisogno di liquidi, perché di soldi, certo, insomma. Denari, certo. E quindi sono andata a Waterloo e questa suora così alta, altissima, aveva una voce dolcissima nel parlare e mi diede dell'altro materiale, però non ebbi modo poi di inciderlo, perché ormai ero diventata una cantante già famosa per le canzoni d'amore e le canzoni ironiche, quindi la mia casa discografica non aveva ritenuto opportuno rifare ancora Suor Sorriso. Ho capito, bello! Visto Belinda? Sì, grazie, molto Belinda! Bello. Grazie a voi, grazie a te Orietta, buon proseguimento, baci, ciao. 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 Allora Orietta, insomma, da qui partì veramente un grande successo, perché mi viene in mente anche il famoso imitatore comico Alighiero Noschese, che iniziò a fare le sue imitazioni anche del tuo personaggio, di Orietta Berti, credo in doppia coppia, ecco, vediamo la foto. E tra l'altro, dopo pochi anni, anche Loretta Goggi ha Formula 2, giusto? Sì, sì, ma con Alighiero Noschese feci un tour per la Esso, in tutta Italia, eravamo io, Alighiero Noschese e Montesano, Enrico Montesano, e quindi un tour che ebbe un successo enorme, facevamo in tutte le città e venivano tutti quelli che lavoravano con la Esso, quindi benzinai, bello, e in ogni teatro c'era sempre c'erano tutte le persone anche fuori che volevano entrare ma non ci stavano più,
e quindi lo conoscevo molto bene, gli chiedo, eravamo molto amici, e ogni volta che lui mi faceva un'imitazione mi telefonava e mi diceva: se ti dico questa frase te ne offendi, se ti dico che serve un trumo te ne offendi. Ma no, mi aveva il permesso, insomma, di fare certe battute. Non vuole essere imitato da te, e così lui mi ha sempre imitato. Certo, bellissimo. Insomma, il tuo primo grande successo comunque fu il brano Tu sei quello, con cui appunto nel 65 hai vinto il disco per l'estate. Ecco, ma io ti chiedo una domanda adesso diversa, ma quando hai conosciuto, diciamo, Osvaldo, quello che si incontra una volta e mai più, cioè il titolo della tua canzone in questo caso c'entra, giusto? Dunque, Osvaldo lo conoscevo già, anche quando cantavo il sorriso, sì, Osvaldo lo conoscevo già, e eravamo fidanzati, insomma, lui aveva un lavoro e quindi non mi poteva seguire, e poi dopo lasciò, non è che abbandonò il lavoro, lo faceva magari non molto di frequente perché mi seguiva. Faceva due lavori in una volta, ma Tu sei quello in realtà era Tu sei quella, era una canzone bella di Alberto Anelli che doveva cantarla lui al disco per l'estate, però il mio produttore, che era tedesco, disse: guarda Alberto, se Orietta va bene con questa canzone tu guadagni lo stesso tanto, perché sei l'autore di musica e parole, quindi non deve... Lui non voleva darmela, a dire la verità, perché aveva ragione, perché anche lui era un cantante alle prime armi come me, quindi voleva fermarsi, aveva ragione, era un bellissimo ragazzo. Lui cantava un po' come Elvis Presley, perché allora era molto di moda. Muoversi come Elvis Presley, cantare come Elvis Presley, infatti quasi tutti tanti mani. Bellissimo. Imitavano un po' Elvis Presley. E così dopo venne che si risolse il problema e lui mi diede la canzone, io la feci e siamo stati fortunati che ho vinto, così lui ha potuto farsi anche perché poi ha scritto canzoni per Mina, ha scritto canzoni per Bobby Solo, quindi non è che ha scritto canzoni grandi personaggi solo. sì. Senti Orietta, qui stanno arrivando anche tantissimi messaggi che, guarda, non ci sto dietro, ma ne prendo due a caso. Tipo questa persona dice: Orietta, nel 1967 abbiamo fatto una foto nella scuola Zurigo Casa Italia, vicino alla lavagna. Io ero bambino, ti ricordi? Ma mi ricordo, non ho tanta memoria perché ho fatto tante cose che poi non riesco a ricordarle tutte, no? Infatti c'è un amico biografo che è molto giovane, però lui mi seguiva da quando avevo 7 anni e poi è diventato giornalista, è diventato professore di italiano, e quindi lui io quando sono incerta in certe cose telefono a questo Luciano Manzotti, che lui mi ha fatto anche la biografia insieme a Tommaso Labranca, la mia prima biografia, e adesso ha collaborato anche nella seconda, e gli dico: Luciano, ho fatto questa cosa. Lui mi dice: sì, aspetta che vado a vedere, e mi dice le date e mi dice tutto. Quindi io sono fantastico. Come devo anche ringraziare Gianpaolo Guerra, che so che è un tuo amico. Certo, dopo infatti l'avrei ringraziato, ma visto che l'hai anticipato lo saluto e mi ha messo in contatto con Otis, che abbiamo potuto fare questa bellissima intervista. Perché Gianpaolo è quello che è, diciamo, il mio biografo televisivo. Lui qualsiasi cosa che ho fatto in televisione, lui me l'ha registrata e me l'ha archiviata e me la registra e me la dà. Quando mi viene a trovare mi fa un pacco così di CD. Bellissimo, sì. Bellissimo. Senti, questo è bellissimo, te lo devo leggere. Tanti saluti, questa si chiama signora Roberta Olimbo, dice di Bologna: tanti saluti ad Orietta, una donna senza età, è una donna grande, la ricordo nell'estate del 75-76, era in vacanza a Vasto con suo marito e suo figlio nello stesso hotel dove ero io con la mia famiglia, Hotel Perozzi, chissà se lo ricorda. Io ricordo benissimo. Mi ricordo bene perché avevo una tournée con tantissime date nelle vicinanze di Vasto e anche in campagna, quindi
Caserta, Napoli, e quindi mi trovo molto bene lì in quell'albergo, perché i miei bambini erano lì con le mie due mamme, mia madre e mia suocera, che me li hanno allevati, di ringraziarle. E quindi noi ci spostavamo ed eravamo sicuri che i bambini erano in buone mani. E poi la spiaggia di Vasto è bellissima, è molto vasta, è molto bella, anche adesso ci vado spesso, anche amici. Io. Tanti amici. Sì. E Orietta, sempre stando nel tema delle tue canzoni, secondo te quando l'amore diventa poesia? È quando l'altra persona corrisponde a tutto quello che tu pensi di lui, che desideri che lui ti dica, che lui faccia per te. Beh, certo, giustamente. Senti, nell'86 a Sanremo hai presentato Futuro, questa canzone che, diciamo, all'epoca fece un po' discutere. Oggi, a distanza di tanti anni, devo dire che hai tantissimi progetti. Parliamo appunto del libro che uscirà, appunto, mi sembra a settembre, che è la tua biografia, appunto, di questo trascorso musicale che hai fatto in tutti questi anni di carriera, che sono, credo, 55. 55 anni quest'anno, e la biografia doveva uscire alla fine di aprile, ma dato questa tragedia, doveva uscire in aprile, quindi sì. Abbiamo rimandata a settembre, se si potrà, perché io dovrò andare anche nelle librerie a presentarlo, insomma, certo. A parlare. Farai gli storture, certo. Sì. E non vedo l'ora, a dire la verità, perché il libro è risultato molto ironico, e devo sempre ringraziare la Francesca Parravicini, la scrittrice, che mi ha aiutato naturalmente. Aiutato. Io parlavo, scriveva, ed mi è piaciuto perché ha fatto una scrittura come io parlo veramente. E quindi, quindi è stata veramente anche fedele in quello che tu gli hai raccontato. E anche il mio amico Luciano, perché e se non ci fosse stato lui, soprattutto per le date delle trasmissioni, per le date delle manifestazioni, per le date delle uscite dei dischi, insomma. È stato... Sì, sì, ci vogliono tutte queste precisioni, queste persone che ti danno tutti questi dati sono indispensabili e veramente importanti. Allora, poi diciamo che non è finita, perché per la serie Io ti darò di più, sempre in tema canzoni, so che è in arrivo anche un cofanetto con tutti i tuoi più grandi successi, credo siano 6 CD, tra l'altro uno di questi è anche di canzoni inedite. Sì, sì, per i 50 anni ho fatto 5 CD e adesso anche per i 45 anni ho fatto 3 CD. In un cofanetto solo. Adesso ne facciamo 6, perché 5 saranno il mio passato e anche canzoni che ho fatto con altri miei colleghi, duetti così. E invece ci sarà il 6° CD, che sono tutte canzoni nuove, la maggior parte, ecco. Bellissimo. Oppure canzoni che mi sono sempre piaciute nel passato, che avrei voluto cantare, che finalmente le posso cantare. Certo, quindi per la gioia di tutti i tuoi fan e tutte le persone che ti seguono, oltre ai grandi successi, anche quindi diciamo un CD con dei brani nuovi, bellissimo, bellissimo veramente. Questo penso che lo faremo uscire a dicembre. Ah, giusto, per Natale. Sì, sì. Certo, bellissimo. Entro il 2020 sono 55 anni di carriera. Ecco, bene, benissimo, hai fatto bene a dirlo. Quando ho cominciato il mio primo successo nel 65, tu sei quello, certo. Ma all'interno di questo album ci sarà anche Merendine Blu, che è il tuo nuovo singolo appena uscito, che si avvale appunto di collaborazioni artistiche come Lodo degli Stato Sociale. Ecco, vediamo la copertina appunto di questo singolo. Grande. Gli Extra Litto. Loro cantano, cantiamo tutti insieme. Tutti prima insieme. Cantano, poi canta loro, poi canto io, poi dopo cantiamo tutti insieme. Sì, bellissimo. Allora, se volete andare a vedere su YouTube, è già disponibile. Sì, ma anche il video che hanno fatto è molto bello. Il video è un cartone bellissimo. Che è fantastico. Sì. E poi uscirà anche un nuovo video che l'ha fatto la Elisabetta Sgarbi. L'abbiamo fatto a Milano, prima della chiusura. L'abbiamo fatto a Milano, non so quando uscirà,
penso alla fine dell'estate. È un documentario. Fantastico. Benissimo. Saremo tutti lì, Laura, ad attendere che arrivi, così lo vedremo e saremo curiosissimi di sapere come l'hanno realizzato. Fantastico, Rietta. Allora, devo dire che sei veramente un artista dalle mille risorse, sempre pronta a metterti in gioco. Direi che la tua filosofia non è proprio quella di finché la barca va, lasciala andare. Tu hai ben chiaro quello che vuoi fare, i tuoi progetti, le tue situazioni. Sì, ma non voglio sei mai una donna forzare molto determinata. Non si deve mai forzare la mano, le cose capitano così, perché il libro è stata mia amica Iva Zanicchi, mi ha telefonato, mi ha detto: guarda Orietta, siccome io ho fatto un libro con la Rizzoli, loro sarebbero interessati a fare un libro anche con te. Ho detto va bene, se mi dai il numero di telefono faccio chiamare da mio figlio Otis, e così è stato. Certo. E non è che io volevo fare il libro, è stato che una casualità. Era destino. E lo stesso con il cofanetto, dice il mio produttore televisivo Pasquale Mammaro: Orietta, devi fare un cofanetto bello come gli altri, perché 55 anni, insomma, non è che li festeggiano tutti, 55 anni di carriera, dobbiamo festeggiarli alla grande, quindi farai 6 CD con un bel cofanetto, e così anche lì vedi un'idea un po' mia, un po' di mio figlio, un po' di Pasquale, che adesso la cerchiamo di raccontare. Guarda, fantastico Rietta, veramente sarà un grande lavoro, sia il libro che l'album, assolutamente siamo in attesa di vederli e di leggerlo. Allora, andare a Napoli per realizzare il cofanetto, perché non si poteva prima. Sempre con internet, io parlavo col maestro Enzo Campagnoli, dicevo: questa canzone mi piace, maestro, diceva, questa tonalità per te sarebbe giusta, mi faceva sentire il pianoforte, io cantavo. Questi mezzi bellissimo. Alla fine sono quindi molto... diciamo che la tecnologia è servita tantissimo in questi mesi. E adesso la settimana prossima devo andare giù a Napoli, perché devo cantare proprio i provini, li devo fare dal vivo, e quindi devo cantare sui quasi, poi così dopo lui potrà realizzare con la grande orchestra, però prima deve avere la faccia mia nella mia tonalità di queste canzoni. Non è una cosa facile, insomma. Assolutamente. Ma adesso si può girare, quindi potrai andare tranquillamente. Sì, girare. Allora Orietta, adesso è arrivata un'altra sorpresa, perché devi sapere che ogni puntata, dalla provenienza di regione del nostro ospite, in questo caso l'Emilia, perché tu sei di Cavriago, abbiamo un nostro inviato che ci ha realizzato per noi un servizio che vediamo di cosa si tratta. Credo proprio che riguardi Cavriago. Vediamo un po' il nostro RVM dell'inviato Luca Alberici. Ciao Mirko, caffè con vista su Cavriago, cittadina che vede protagonista Orietta Berti, e oggi parliamo con Pietro, presidente della Proloco di Cavriago. Perché? Perché insomma gli eventi quest'anno sono tutti a rischio, un'estate strana, senza sagre, punto interrogativo. Già 2 anni fa le normative sulla sicurezza hanno portato lo stop a tante manifestazioni, in particolar modo qui a Cavriago l'amatissima Notte Bianca. Lo scorso anno si è riusciti a organizzarla ancora in grande stile e quest'anno purtroppo salta di nuovo. Sentiamo cosa ne pensa proprio Pietro. Bella domanda, perché in effetti sarà un'incognita. Purtroppo dopo l'emergenza terrorismo e sicurezza, questa volta sarà un virus a fermarci. Non faremo la Notte Bianca perché è impossibile poter mettere insieme un evento che richiama migliaia e migliaia di persone, forse uno dei più grandi eventi della provincia, e quindi rimanderemo tutto a quest'altro anno. L'alternativa dobbiamo ancora studiarla, siamo in attesa degli sviluppi, delle indicazioni che arriveranno dal governo o comunque anche dalla regione sul come poter fare qualcosa in piazza o lungo le strade del paese, ma in tutta sicurezza. Ci auguriamo di poter realizzare qualche micro evento con la collaborazione solita con il comune di Cavriago,
qualche micro evento che permetta alle persone di scendere in strada e ritrovare quella socialità che è andata persa in questi ultimi 3 mesi. Colgo l'occasione per salutare il vostro ospite, la nostra carissima Orietta Berti. Suo padre, questo è un caso, proprio che suo padre lavorava proprio in questo edificio che è qua alle mie spalle, pensa. La salutiamo caramente, è una persona tra l'altro molto, molto umile che spesso si ferma a chiacchierare anche con le persone, non facendo pesare ecco, il personaggio che è riuscito a diventare in tanti anni di carriera. Queste sono le notizie ad oggi, sentiamo cosa ne pensa proprio Orietta Berti che tra sagre e feste di paese insomma ha visto la sua nascita artistica. Grazie Mirko, linea allo studio. Eccoci rientrati Orietta. Ho visto con piacere, ho visto con piacere la pesa pubblica di Cavriago. Sì, l'edificio che dove lavorava tuo papà? Sì, ma la gestiva la mia mamma. Mio papà faceva con me foraggi e bestiame e la mamma invece gestiva la pesa pubblica e io sono cresciuta lì, la mia infanzia, la mia adolescenza, tra carri di bestiame, tra autotreni, e tra rimorchi pieni di formaggio parmigiano reggiano che venivano a pesarli. E poi lì ti abbiamo riportato anche un po' indietro nel tempo. Sì. Dietro la pesa pubblica c'era un piazzale enorme perché i camion dovevano sostare, dovevano girare. E d'inverno venivano i circensi a svernare e anche i nomadi, gli zingari. Ah. Perché essendo molto grande, sì. E io andavo sempre al circo gratis e andavo anche a giocare con i bambini degli zingari perché. A quel tempo gli zingari aggiustavano le pentole di rame e quelle di alluminio e ma quindi la mia nonna le pentole per aggiustare e quindi anche la mia mamma, poi loro venivano a prendere l'acqua alla presa pubblica che aveva una fontana di acqua buona e quindi ma sì, fantastico, venivano lì a fare la scorta dell'acqua oppure attaccavano una gomma. E quindi sono cresciuta fra zingari, circensi e camionisti. Insomma, ci hai svelato un sacco di curiosità veramente questa sera. Senti, intanto guarda, ti rispondiamo a questa domanda appunto che dicono che non si può fare questa festa della Notte Bianca proprio perché c'è il problema, diciamo, delle restrizioni, lo spazio, la socialità, insomma, la distanza di sicurezza e quindi ci sono dei problemi. Ma tu, Orietta, hai pensato a un piano B? Ah, ecco il gatto! Beh, il piano B è che quest'estate io registrerò il mio disco a Napoli, quindi avrò tutto il tempo di calma. Certo. L'avrei fatto in primavera, ma non ci si poteva muovere, quindi... Questi 2 mesi li recupero adesso. Per quanto riguarda gli spettacoli, avevamo un bel calendario, come tutti gli anni io lavoro molto d'estate e adesso immagino. Le serate sono tutte sospese e forse si faranno quest'altr'anno. Speriamo. Certo, sicuramente. Allora, intanto ti devo dire che su Facebook mi sta scrivendo che ti saluta Barbara Cola in diretta. Ti sta guardando. Ciao Barbara. È meraviglioso della Barbara. La Barbara è stata con me in Oro Mai Più. Oro Mai Più, sì. Aveva una voce bellissima, è stata bravissima e insomma ci meritavamo di più, un po' più in alto, però cioè Quando si tratta di voi, apprezzato tantissimo. Cioè, io dico sempre una cosa: quando vai dalle manifestazioni, se tu, ad esempio, c'hai un collaboratore di Napoli, sei sicuro che tu avrai tantissime votazioni perché il pubblico di Napoli è meraviglioso. Lui sostiene i suoi cani fino alla fine. Invece, purtroppo, noi del nord, cioè, non abbiamo un pubblico che ci sostiene. E Barbara si sono molto calorosi i napoletani ma tutto il sud. Io vorrei avere loro
il loro carattere, perché sono molto estroversi, molto cioè, simpatici, giocherelloni. Dicono anche cose che magari alla fine ti devono conoscere un po' meglio, però loro te lo dicono vere, perché sono così spontanei, così veri, così genuini. Io è verissimo fatto tutto quello che dici. E loro non sono mai. Assolutamente, è verissimo. Senti Orietta, allora adesso è arrivato un momento un po' particolare, perché io questa sera ti ho voluto omaggiare, pensa un po', con una ricetta reggiana preparata direttamente da me. Io so che tu sei bravissima a cucinare, perché sei arrivata seconda a Celebrity MasterChef, quindi chi meglio di te può far da mangiare. Io adesso ti faccio vedere questa ricetta che ho preparato, non so se tu la conosci, ma magari ti chiederò qualche suggerimento in più, se magari c'è qualcosa che tu vuoi dire. Sentiamo che ricetta è, prima di tutto. Certo, te la faccio vedere, guarda, eccola qua. Per preparare questa ricetta occorre farina 00, sale, olio di oliva, acqua per quello che riguarda l'impasto, per il ripieno un cipollotto di Tropea, un uovo, spinaci, pancetta affumicata, parmigiano reggiano DOP, aglio e pepe nero. Allora iniziamo a fare un cratere all'interno dei 200 g di farina 00, 100 g di acqua, un cucchiaio d'olio e un pizzico di sale. Abbiamo formato una palla che adesso andiamo a mettere nel frigo per un'oretta a riposare. Iniziamo a preparare quello che ci vuole per il ripieno. Tagliamo un cipollotto di Tropea. Iniziano a piangere gli occhi. Andiamo a mettere 75 g di pancetta affumicata nella padella a rosolare. Uno spicchio d'aglio, glielo mettiamo dentro, 750 g di spinaci. Allora, gli spinaci con la pancetta sono pronti, li scoliamo dall'acqua. Oh mio Dio, adesso mi cascano tutti nel lavello, speriamo di no, togliendogli prima l'aglio ovviamente. Nel frattempo che il nostro composto si sta raffreddando, possiamo fare le due tirature di pasta. Allora, ho preso fuori la pallina, adesso facciamo una prima tirata. Ecco fatta. Poi prendo la carta da forno, vado a rivestire la mia teglia per evitare che poi in forno mi si attacchi. Aggiungiamo 100 g di parmigiano DOP e poi un uovo. Ecco pronto il nostro ripieno, adesso lo prendiamo e lo aggiungiamo alla nostra teglia che abbiamo già foderato con la pasta. Molto molto bene. Gli ho dato una spennellata d'olio d'oliva sulla parte superiore e lo mettiamo in forno a 200 gradi per 30 minuti. Mezz'ora è passata e infatti l'erbazzone reggiano è pronto. Lo tiriamo fuori. Eccolo qua, bellissimo! Buon appetito! Ecco, ecco! Grazie, bravissima. Orietta, lo sai fare, vero tu? Sicuramente. Sì, lo so fare anch'io. Lo fai male? Lo prepari con gli stessi ingredienti? Beh, io non metto... cosa hai messo? Cosa di affumicato? La pancetta? No, no, io non ce la metto. Ah, ecco. Però metto il lardo soffritto sopra, all'erbazzone. Di lardo soffritto, ecco, è ottimo come lo fai tu, è più saporito. Ma ti dirò che è venuto buono, mi è piaciuto, sono sincero, infatti lo vorrò rifare. Guarda, se non era per te non l'avrei mai scoperto, giuro. Sì, è proprio tipico di Reggio l'erbazzone.
Mi hanno detto, infatti. In dialetto, a scarpasson. Ah, scarpasson. Così lo sappiamo adesso, benissimo, benissimo. Che bello, Orietta. Sono contentissimo. Allora, adesso è arrivato il momento del botta e risposta. Sei pronta? Avrai 2 minuti e mezzo per poter rispondere a queste domande molto veloci. Sei pronta? Va bene. Allora, colazione del mattino. Cosa mangi? Al mattino non faccio mai colazione, è una brutta abitudine, ma è così. Ah, neanche un caffè? Prendo un bicchiere d'acqua e basta. Ah, ok. Piatto preferito? Ah, la zuppa imperiale mi piace. No, anch'io non ci posso credere. Per me è bonito. Ah, io l'adoro. Poi, meglio una pennichella o una passeggiata? Ma guarda, dipende dalle situazioni. Perché, ad esempio, se tu hai mangiato tanto, se ti metti a fare la pennichella, aumenti tutti i chili in più. Invece vai a fare una passeggiata. Però ci sono dei momenti che sei così stanca che ti va di rilassarti un po' sul divano. Hai ragione. Senti, in vacanza, meglio un albergo o un villaggio? Sono sempre andata in alberghi. Perché... Ah, ecco. Non so, non mi è mai capitato. È comodo forse. Sì, per me è sempre certo. Stato più comodo in albergo. Senti, shopping, un abito o una bella borsa? Cosa compreresti di più? Ma io sono appassionata di borse, poi porto sempre quelle, no? Sempre quelle 2 o 3, però le ho messe tutte stipate in cartoni, tutte incartate, tutte belle. Ogni tanto le faccio vedere ai miei amici che vengono a trovarmi, tiro fuori un bauletto e le faccio vedere un po'. Ma perché non le porti? Perché sono scomode, perché magari sono piccole, perché magari... sono abituata con le altre. Le tue preferite che usi sempre, perfetto. Senti, un sogno nel cassetto c'è? Oltre a quello che deve arrivare, ovviamente. Non... Per il momento non ho sogni, non ho mai avuto sogni nel cassetto. Le cose sono realizzate. Certo. Sogno nel cassetto è poter fare una canzone televisiva per festeggiare, no? Come la festa dell'Orietta. Dovevo certo. Che dovevamo fare questa festa dell'Orietta, che era anche un'idea sua, il titolo era suo, però dopo lui si è ammalato e... Certo, ma chissà che magari non succeda veramente. Mi piacerebbe fare una serata dedicata tutta a me, poter ospitare... Sì, ci sta, assolutamente. Fare insieme a loro le mie canzoni, le loro canzoni, non sarebbe male. Guarda, speriamo che questo appello arrivi a chi di dovere. Allora, Orietta, senti, il tempo è già finito, ma ti faccio le ultime 2 domande. Allora, sei ancora innamorata come il primo giorno? È un amore diverso. L'amore cambia, ogni 10 anni cambia. Cambia il modo di amare, però cioè, l'essenza è sempre quella. Quella, giusto, brava Orietta. Ultima domanda, cosa ti auguri per il futuro? Una buona salute e poter venire fuori da questo incubo del coronavirus. Brava. Poter andare a fare i concerti, perché io sento un po' di nostalgia. Sono delle giornate che hai sono ragione. Molto... Perché mi manca il contatto con il pubblico, mi manca il pubblico. Sì, le foto, gli autografi, hai ragione, bravissima, sono d'accordo. Emozionare, dare emozioni, queste cose per adesso non ci sono più. E tu le sai dare veramente. Brava Orietta, bravissima. Allora, adesso è arrivato il momento dove io sono un po' imbarazzato, perché per qualche secondo ti dovrò chiedere di immedesimarti in un giudice, come hai fatto per Ora o Mai Più, per esempio, no? Dove devi giudicare
la mia, diciamo, voce, tonalità, insomma, quello che è l'interpretazione, diciamo, mi vergogno, farò una piccolissima strofa di un tuo grande cavallo di battaglia. Via dei Ciclamini, sei pronta? Ti ascolto. Allora, ovviamente senza base, perché sennò su Facebook ci bannano, ma cercherò di metterci il meglio di me stesso. Pronti? Via! In via dei Ciclamini, al 123, vendevano le bambole vestite come me. La guerra era finita, ma però ricordo che sui muri delle bambole scrivevo insieme a te. L'amore come l'edera s'attacca dove muor, quel giorno senza dirmelo l'hai preso con un fiore. L'amore come l'edera s'attacca dove muor, non vedo più le bambole ma son legate a te. Eran giorni tutti per me, eran giorni tutti per te. Disastro! Non ho capito come orienta, scusami. L'intenzione è buona. Beh, è già qualcosa. Per alcune stonature, cioè non hai fatto le note che erano nella canzone, no? Perché forse certo. Non te la ricordavo così. Però diciamo, ti do un 9, dai. 9? Mamma mia, ma sei stata buonissima. Io ero già un bel 9, come dicevi, mai più. Hai una bella voce nelle medie, infatti tu fai il presentatore, no? Perché le tue medie sono belle, hai una bella voce nelle medie. Grazie, mamma, che quanti complimenti, mi fai arrossire, Orietta, veramente. Sono le note di cui che parliamo, eh? È vero, è vero, grazie. Le note che noi parliamo. Certo. Allora, Orietta, adesso invece è arrivato un momento, purtroppo il più tragico, se vogliamo dire così, del programma, perché il nostro Man in Black, Luciano Riccardi, che è direttamente dal Regno degli Inferi, ci farà una domanda scomoda, come facciamo di solito, come fa di solito, anzi, a tutti i nostri personaggi. Però ti devo anche dire che 2 settimane fa con Valerio Scanu è stato abbastanza carino, quindi speriamo che, essendo tu una signora, sia clemente anche con te, va bene? Proviamo a collegarci con lui. Pronto, signor Man in Black. Buonasera a tutti. Buonasera. Che bella fotografia, guarda. Buonasera signora Berti, è bellissima lei, eh? Anche lei tutto rosso così. Allora, signor Man in Black, la prego di non essere troppo cattivo questa sera con la mia ospite. Non mi faccia fare brutta figura, perché sennò, giuro, vengo lì, gli do una bastonata nel Regno degli Inferi. Quindi sarà meglio per lei che si comporti bene, ok? Dottor Realdini, lei è già scampato per ben 2 settimane al mio forcone. Io l'attendo qui. E allora avrà un bel da aspettare, signor Man in Black, perché sarà dura che io arrivi lì da lei, se lo scordi proprio. Ma arriviamo alla domanda, non voglio perdere tempo con lei. Va bene, allora parto subito. Ha mai provato invidia, signora Berti, nei confronti delle sue colleghe bellissime, Patti Bravo, Ornella Vanoni, e loro hanno tanto sfoggiato dei look sexy, dei look avvenenti. Ecco, lei si è mai sentita un po' inferiore? Ma lei è un grande impertinente, se lo lasci dire. No, perché ognuno di noi ha la sua personalità. Quindi loro erano belle e io ero bella alla mia maniera. Le bellezze ha sono capito. Diverse. Varie. Ecco, è la risposta che si merita. Signora Berti, anche lei è una risposta scontata come tutti gli ospiti, non c'è nulla da fare. Ha detto semplicemente la verità. Arrivederci, esatto. Caro Man in Black, la saluto. Buona serata a tutti. Aspetto la signora Berti qui all'interno, perché ho preparato un purè di tutti. Spettacolare! Purè di puffi!
Ecco, se lo mangi lei, guardi, che i puffi Orienta li colleziona pure. È un buon garganella lui, eh? Eh sì, è molto garganella. Va bene, allora io volevo comunque, prima di salutarti Orietta, perché sei stata veramente carinissima a renderti disponibile per tutte queste sorprese, tutte queste diciamo cose un po' preparate per te, ma se sei d'accordo, io prima di salutarti vorrei iniziare il nostro gioco che facciamo da casa con tutti i nostri concorrenti, vedendo se tu puoi dare un aiuto al primo concorrente che gioca con noi. Sei d'accordo? Aspetta, perché sento un attimo di confusione in sottofondo. Un attimo, chiedo aiuto alla regia. Sì, però Fabrizio, perdonami, sento un sottofondo un po' alto. Perdonami, Orietta, che c'era un attimo un problema tecnico. Allora, praticamente i nostri concorrenti devono indovinare. In quale giorno, mese e anno sono andati in onda questi programmi che vedi in questa pagina di Un Vecchio Sorriso e Canzoni? Se la regia me lo può mandare. Ecco, a proposito di puffi, vedi, ci sono proprio i puffi. Quindi praticamente questi programmi, puffi, poi vediamo se la regia può andare un po' più giù. Mi sembra anche un po' retro come pagina, quindi secondo me è un po' di anni passati. Vediamo se riusciamo. Ecco, gli Snorchi, un altro cartone dell'epoca. Quindi sì, secondo me non è di recente, vero Orietta? No. Posso dire gli anni? Aspetta un attimo che ci colleghiamo prima con la concorrente. Allora, vediamo, pronto? Pronto? Pronto, ciao, chi sei? Pronto, ciao! Sì. Mi chiamo ciao, Barbara. Come ti chiami? Barbara, da dove? Ciao! Ciao, dalla provincia di Bologna, a Rastignano. Ah, Rastignano, qua vicino, insomma. Allora, in collegamento con noi c'è Orietta Berti, lo sai, Barbara? Sì, ho visto! Ciao, Orietta! Ciao, ti volevo salutare! Sei carinissima come sempre, Orietta. Sono proprio felice di vederti e di poterti salutare e parlare. Infinite. Bene, allora guarda, Orietta ha visto questa pagina di questo vecchio giornale. Allora, vediamo, perché ti può dare un suggerimento. Vediamo un po', Orietta, secondo te, dicevi, a che anni appartiene? Ma Snorchi, gli anni 80. Gli anni 80, bravissima. Allora, guarda Barbara, Orietta ti ha già dato un grande indizio, perché effettivamente sono gli anni 80. Adesso tu mi devi dire però il giorno, il mese e l'anno. Mirko, è difficile però, eh? Buttati. Mi butto. Per me l'anno sì. È l'89. Sì, poi? E direi il 13 marzo del 1989. Allora, sentiamo. La regia mi dice di no. Ah, no. Però anni 80. Bravissima Barbara, grazie. Va bene, grazie a voi. Ciao Orietta, sei stupenda. Ciao Barbara. Ciao. Allora, Orietta, io ti ringrazio tantissimo, allora, per essere stata veramente con noi in questa intervista. E dove ci hai appunto dedicato un po' di tempo, veramente del tuo tempo prezioso, perché sappiamo che sei appunto in preparazione con tutte le tue cose. Ricordiamo allora il tuo cofanetto dei 55 anni di carriera a fine anno e assolutamente il libro a fine settembre, vero? Sì, sì, giusto. E merendine blu. Merendine blu. Con gli extra liscio, lodo di stato sociale. Andremo a vedere sì. Su YouTube assolutamente. E un saluto anche. È carinissimo. Ma il certo, video. Assolutamente. E poi ti assicuro che nei prossimi giorni trasmetteremo anche le tue canzoni, ma soprattutto Merendine Blu su Punto Radio, che ci sta trasmettendo in questo momento. Va bene.
D'accordo? Grazie. Un saluto anche a Otis, che è stato preziosissimo, e a Giampaolo Guerra. Grazie a tutti voi. Grazie. Ciao, ciao Mirko. Ciao Arietta, ciao, grazie ancora. Benissimo, benissimo, grazie ancora a nostra Rita Berti, veramente un grande personaggio, una grande artista che speriamo presto potremo riascoltare nelle piazze e insomma in un concerto di tutte le piazze insomma d'Italia, dove potremo appunto ascoltarla e vederla. Allora andiamo avanti allora con il gioco, visto che abbiamo già cominciato, vediamo chi gioca adesso come secondo concorrente, vediamo se c'è qualcuno in linea. Vediamo, vediamo, mi dicono di sì, però io ancora non lo vedo. Regia? Devi smutare il microfono, mi dicono che devi smutare il microfono. Ok, bravissima. Voglio dire alla regia che abbiamo in sovrimpressione delle schermate che non c'entrano. Va bene, allora, ciao, da dove chiami? Non ti sentiamo, non ti sentiamo. È il microfono, devi smutarlo. Vediamo se ce la facciamo. Proviamo, pronto? Pronto? Ecco, ecco, ti sento, ti sento. Ciao, come stai? Ok, ciao. Ciao. Bene. Monza, Lombardia. Monza, Lombardia. Come ti chiami, hai detto? Sì. Maria Adele. Maria Adele, Maria Adele, senti, prova a buttarti, vediamo se la nostra regia può mostrarci nuovamente questa pagina. Abbiamo detto che è degli anni 80. Buttati, allora, Maria 12 settembre 1981. Mi dicono di no, Maria Adele. Purtroppo. Ok. Mi dispiace, grazie per aver giocato con noi, alla prossima. Niente, grazie a te, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ricordiamo ciao ai nostri spettatori che giocando con noi potrete vincere questa deliziosissima confezione di prodotti da bagno che potrete assolutamente vincere nel caso in cui voi indoviniate la risposta esatta. Ecco, molto bene, allora andiamo a vedere chi gioca con noi, ci sono altri concorrenti, mi dicono, dalla regia di Bologna 1. Pronto, chi parla? Questa sera faremo una manche sola perché abbiamo fatto un po' ritardo coi tempi. Vediamo se c'è qualcuno in collegamento con noi, pronto? Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao, sono Giovanni da Napoli. Giovanni da Napoli. Allora Giovanni, hai visto questa pagina? Ci sono i puffi, ci sono gli snorchi, insomma è un giornale un po' datato a quanto pare. Sì, sì. Prova a buttarti. Allora io direi il 15 gennaio del 1985. Vediamo. Mi dico. Allora, mi dicono che sei stato quello che per adesso si è avvicinato di più. Quindi complimenti, ma non è la risposta esatta. Ok, grazie. Grazie, saluto a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, vediamo se ci sono altre telefonate, regia. Va bene, mi dicono che stanno controllando. Allora, intanto vi voglio rimostrare ovviamente che chi dovesse vincere si aggiudicherà una confezione di prodotti di bellezza, insomma, diciamo così, bagno schiuma, sapone, crema per le mani, insomma, tutte queste cose molto utili per il nostro corpo. Allora, vedo in collegamento una bellissima ragazza. Ciao, come ti chiami? Ciao Mirko, io mi chiamo Fortuna. Fortuna! E vengo da Bologna. Nome. Ah, vieni da, scusami. Bologna. Bologna, ma siete tutti qua vicino, che bello. Senti Fortuna, io spero che il tuo cognome, diciamo, il tuo nome ti porti veramente fortuna. Quindi abbiamo detto che è vicino
all'anno del 1985, quindi è già un indizio in più. Prova a dare una data, vai. Allora, io direi 28 febbraio 1986. Vediamo, regia. Mi dicono di no, mi dicono di no. Però brava, perché ti sei un po' avvicinata. Va bene, va bene. Siamo sulla buona strada comunque. Grazie, Fortuna. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Va bene, mi dicono che ci dobbiamo fermare qui perché abbiamo ancora un po' di cose da farvi vedere, di cui parlare. Allora, andiamo avanti perché dovete sapere che questa settimana io mi sono recato per il mio lavoro, che ormai sapete, viaggio un po' tutta Europa, nell'andare a Berlino, perché questa era la tappa diciamo del mio lavoro, mi sono fermato in una piccolissima località dell'Alto Adige, sotto il comune di Vipiteno, dove ho trovato un paesino graziosissimo, guardate un po'. Ciao a tutti, mi trovo in Alto Adige. Amici di Caffè con Vista! Scusate un attimo che sento un odore sgradevole. Ah, ho già capito, alle mie spalle c'è delle tame, questa valle meravigliosa che veramente ne vale la pena. Tuns, non so come si legga. Ridente, frazioncina in questo piccolo paesello di montagna. Vabbè, arriviamo su al paese, dai. La chiesa all'interno. Molto carina. Eccolo, sentite il campanile. C'è una fabbrica di legname, vedete? Qui ci sono anche delle case, questi tipici balconi. E come potevo non vedere degli animali? Stanno mangiando, non li voglio disturbare. Non mi avvicino perché non so, forse è meglio che... Buongiorno. Va bene, va bene, va bene. Insomma, alla fine ho scoperto che si chiamava Tun. Il nome vero si dice Tun. Va bene, devo dire che mi ha fatto un po' voglia di montagna, vacanze. Insomma, devo dire che quel profumo è una cosa insostituibile. È l'odore di boschi, di tutto. Guarda, è un posto meraviglioso. Consiglio a tutti l'Alto Adige perché merita veramente tanto. Allora, a proposito di aria buona, di mettersi in forma, è arrivato anche in questa puntata il momento di parlare del fitness, perché come sapete abbiamo il nostro personal trainer Michele Fanti, istruttore di fitness, laureato in scienze motorie all'Università di Bologna, che insegna il movimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di benessere e di equilibrio. Allora, questa settimana ovviamente un disastro, perché io non so fare questi esercizi, ve lo dico prima, addirittura nel video ho detto affondamento, invece si chiama affondo l'esercizio. Guardate un po' cosa ho combinato, prego. Il secondo esercizio che si può fare a partire dalla propria gamba, come detto, sono esercizi utili che possono essere fatti in un centro fitness, come in un parco oppure a casa vostra. La puntata precedente abbiamo guardato come fare uno squat nella maniera corretta, oggi andiamo ad avanzare un pochettino il grado di impegno e muscolare e coordinativo a livello sempre del distretto inferiore, e come secondo esercizio andiamo a imparare l'esecuzione di un affondo. L'affondo è un esercizio che viene effettuato a una gamba, quindi a gamba alternata, e che a differenza dello squat presuppone un'espressione di forza maggiore, perché stiamo chiedendo a una gamba principalmente di muovere il peso del nostro corpo, e richiede una condizione di equilibrio maggiore, perché stiamo chiedendo al nostro corpo, alla nostra zona addominale, di procedere in maniera più decisa alla stabilizzazione di tutto il tronco. Innanzitutto rispetto degli angoli, 90 gradi gamba coscia, 90 gradi gamba coscia, e questa è la prima regola. La seconda, le ginocchia, che come vedete nel rispetto dell'angolo non superano la punta del piede, cioè non vado a fare questo movimento perché è scorretto, ma mantengo sempre il ginocchio dietro la punta del piede. Non cambia invece l'impressione della forza, che viene data sempre dal tallone, quindi non spingiamo mai dalla punta, andiamo in affondo. Ho il tallone ben ancorato a terra, spingo dal tallone, torno nella posizione retta. Errore da non fare nel momento della spinta, spingere
toccando il tallone. Errore assolutamente da non fare. Essendo un esercizio molto impegnativo, non è necessario andare subito a fare un affondo completo, ma è possibile lavorare sui mezzi affondi, quindi lavorando la metà del movimento ed eventualmente aumentando la flessione per ritornare al proprio posto nel momento in cui la muscolatura acquisisce una maggiore forza. È chiaro che a differenza dello squat, in questa posizione ho un'attivazione addominale maggiore perché il tronco non deve cadere in avanti ma deve sempre rimanere eretto, quindi un'attivazione del core e degli erettori della colonna vertebrale maggiore per poter tornare nella posizione di partenza. Questo è l'affondo, il secondo esercizio, un po' più impegnativo, mi viene il fiatone anche solo a farlo, provare sulla gamba, si può fare aumentando il livello di difficoltà con le mani dietro la nuca, aumenta la stabilità addominale, o con le mani protese verso l'alto, aumenta l'attivazione a livello dorsale. Quindi sono anche in questo caso tante varianti che si possono fare. Se poi siete molto forti e volete usare dei pesi da, diciamo, tenere in mano durante l'esercizio, potete farli tenendoli lungo il corpo oppure tenendoli al petto nell'esecuzione dello stesso. Anche una bottiglia d'acqua se lo avete. Questo è il secondo esercizio, ci vediamo alla prossima puntata per i prossimi esercizi. Ciao! E anche per questa volta l'esercizio l'abbiamo fatto, l'affondamento. Non è stato facile, non so se l'ho fatto bene, però ci abbiamo provato. Mamma mia, l'affondamento, signori, è l'affondo. Non ascoltatemi perché sono un disastro negli esercizi fisici. Comunque grazie a Michele Fanti, sei stato veramente un signore ad averci insegnato questo nuovo esercizio, che speriamo ce ne possano essere altri molto interessanti come questi due che abbiamo visto in queste due puntate. Grazie al nostro personal trainer, ma siamo giunti alla fine di questa seconda puntata, cari signori. È già volata, avete visto? È già finita. Sì, allora io sono stato contentissimo di avervi, spero, fatto compagnia in questa seconda puntata di Caffè con Vista a casa di Mirko. Io vi ringrazio, vi do appuntamento ovviamente a domenica 21 giugno. Non vi dico l'ospite perché sarà una bellissima sorpresa, non vi voglio svelare chi è perché poi ci saranno delle cose che capirete durante il corso di questa settimana, diciamo rimanendo collegati sui miei social, quindi mi raccomando seguitemi. Allora, grazie agli amici di Punto Radio, agli amici di Punto Radio TV, tutte le persone che ci hanno seguito sul mio canale YouTube Mirko Rialdini e ovviamente sulla mia pagina Facebook Mirko Rialdini. Grazie ancora di tutto, buona serata e buona settimana. Ciao a tutti, un bacio, sigla!